Abbiamo detto che tutte le formule del modo armonico si ricavano da quelle del modo circolare uniforme del punto P proiettandole sul diametro. Chiamiamo SP l'arco che è stato descritto dal punto P dal momento t uguale a 0 in cui è partito da A. Quindi abbiamo t uguale a 0 quando parte da A, il punto P, dopo un certo tempo t è arrivato qua e ha descritto un certo angolo alfa e ha percorso un certo arco SP. Vediamo che questo arco diventa sempre più ampio, come pure l'angolo spazzato. Qui P sta nel terzo quadrante, quindi questo è l'arco e questo è l'angolo, e infine P nel quarto quadrante, questo è l'arco e questo qui è l'angolo. RP è il vettore posizione che individua la posizione di P a partire dall'origine. Invece VP è la velocità scalare che si mantiene costante in modulo. Questa velocità scalare è data, secondo la definizione, da quanto arco percorre il punto P in quanto tempo. Quindi l'arco percorso è la posizione P, quindi immaginiamo il punto P qua, quindi è la posizione sull'arco del punto P meno la posizione iniziale, però la posizione iniziale del punto P è 0 perché abbiamo detto che questo è il punto di partenza del punto P, a cui corrisponde posizione 0 e angolo 0. Quindi annulliamo sia S0 che alfa 0 e annulliamo pure il tempo 0, perché immaginiamo che qui il cronometro segni 0 secondi. Quindi, invertendo la formula, abbiamo l'arco descritto percorso dal punto P dato da V per il tempo. E questa formula è logica perché è la formula del modo uniforme, cioè l'arco descritto percorso dal punto P diventa sempre più grande al passare del tempo, sempre più ampio proporzionalmente al tempo che passa e tanto più quanto più il punto P viaggia a grande velocità scalare. Questa è la classica formula del modo uniforme, lo spazio percorso, in questo caso l'arco percorso uguale a velocità per tempo, che poi è scritta qua, spazio percorso uguale a velocità per tempo. Sappiamo che possiamo trasformare una formula lineare nella sua corrispondente angolare, sostituendo le grandezze lineari, come l'arco per esempio, con le loro corrispondenti grandezze angolari. Nel caso dell'arco abbiamo l'angolo, quindi lo sostituiamo con l'angolo e la velocità scalare, diventa la velocità angolare. Quindi questa è la formula, già la conosciamo, che esprime nel modo circolare uniforme l'angolo che cresce al passare del tempo, quindi l'angolo spazzato cresce proporzionalmente al tempo con questa velocità angolare omega. Questa formula non solo si poteva ricavare da quest'altra attraverso la trasformazione delle grandezze lineari nelle loro corrispondenti grandezze angolari, ma si poteva anche ricavare direttamente dalla definizione di velocità angolare, cioè quanto angolo viene percorso in quanto tempo, alfa meno alfa 0, ma alfa 0 non c'è perché qui l'angolo per convenzione è 0, diviso t. Quindi la definizione di velocità angolare che è poi analoga alla definizione di velocità lineare, solo che al posto dell'arco percorso dal punto c'è l'angolo descritto. Queste due formule quindi non c'entrano niente con il modo armonico, ma sono due richiami del modo circolare uniforme. Queste altre tre formule invece rappresentano la posizione, la velocità e l'accelerazione del modo armonico, S, V e A. Ricordiamo infatti che la posizione del modo armonico è la posizione del punto Q rispetto all'origine. La velocità del modo armonico è la velocità del punto Q, proiezione della velocità scalare di P, e l'accelerazione del modo armonico è, allo stesso modo, la proiezione sul diametro dell'accelerazione centripeta di P. Cominciamo quindi con la posizione di Q, S, che è la proiezione della posizione di P, quindi di questo vettore RP. Conoscendo questo angolo alfa, che abbiamo visto poco fa, alfa uguale omega t, possiamo ricavare la posizione S del punto Q attraverso questo triangolo rettangolo come RP, cioè il raggio della circonferenza, per il coseno di alfa, essendo infatti questo cateto S il cateto adiacente all'angolo, quindi ipotenusa per il coseno dell'angolo, R il raggio della circonferenza per coseno di alfa. Ed è scritto qua S uguale R coseno di alfa. Alfa ricordiamo che è omega t. È spiegato anche qua S uguale R coseno di alfa, ma alfa era omega t, quindi R coseno di omega t. Vediamo anche che
La posizione del punto Q, S, è massima quando alfa è 0 e alfa è pi greco, cioè 180 gradi, pi greco radianti, cioè vuol dire quando il punto Q si trova alle due estremità, A e B. In quei due casi il punto Q coincide con il punto P, infatti il punto P si muove sulla circonferenza e in due momenti coincide con il punto Q che invece si muove lungo il diametro. I due momenti sono appunto quando i due punti stanno qui e quando stanno all'altra estremità. In questi due casi la posizione del punto Q è massima, massima positiva e vale quanto il raggio e massima negativa e vale quanto il raggio meno R. Passiamo adesso alla velocità del punto Q. Anzi, prima di passare alla velocità, un'altra considerazione sulla posizione. Abbiamo detto che omega t è l'angolo alfa. Quando questo angolo è inferiore a 90 gradi, il coseno dell'angolo è positivo e questo è in accordo col fatto che la posizione di Q è una freccia rivolta a destra di valore positivo. Quando invece questo angolo supera i 90 gradi e si trova fra 90 e 180 gradi, allora, se uno con la calcolatrice, per esempio, va a fare il coseno di un angolo tra 90 e 180 gradi, scopre che è un valore negativo il coseno. E questo è in accordo col fatto che la posizione è una freccia rivolta a sinistra, quindi deve venire negativa. Quindi, giustamente, il calcolo R coseno di alfa ci dà un valore negativo. La stessa cosa accade quando l'angolo è tra i 180 e i 270 gradi. Il coseno di questo angolo è negativo e giustamente la formula ci dà un valore negativo per la posizione S. E infatti la posizione S del punto Q è individuata da una freccia S che va verso sinistra ed è negativa. Infine, quando l'angolo ritorna nel quarto quadrante, quindi supera i 270 gradi, il suo coseno ritorna positivo, quindi coseno di alfa torna positivo e S pure. E questo è giusto perché vediamo che il punto Q stavolta si trova a destra dell'origine, individuato da una freccia positiva verso destra.